Sì, sono Paolo Porto, coordinatore del corso di laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali. E il corso di laurea che rappresento ha come obiettivo quello della formazione di una figura professionale che sia esperta nel settore forestale, quindi nella gestione del patrimonio forestale e montano del nostro territorio. Il corso di laurea triennale in scienze forestali e ambientali oggi si articola seguendo una nuova veste, quindi con articolazione in due curricula che riguardano esattamente uno l'ambiente, il paesaggio agroforestale, il secondo la progettazione delle aree verdi. Questi due curricula sono praticamente speculari per quello che riguarda il primo anno dell'erogazione delle discipline cosiddette di base che mirano a fornire i contenuti essenziali per poter poi affrontare nel secondo e nel terzo anno le discipline cosiddette caratterizzanti, che mirano quindi alla formazione specifica del dottore in scienze forestali e ambientali. Il corso di laurea triennale evidentemente fornisce tutte le indicazioni agli studenti e quindi ai neolaureati per poter poi trovare una naturale prosecuzione nel corso di laurea magistrale che presenta la stessa denominazione e la stessa articolazione in due curricula per dare evidentemente maggiori approfondimenti alla figura professionale formata. Il corso di laurea, oltre all'erogazione delle discipline classiche e quindi degli esami canonici, prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico applicativo con la possibilità da parte degli studenti di poter approfondire le loro conoscenze attraverso lo svolgimento di un periodo presso un ente che è convenzionato con la nostra università e che dà loro la possibilità di essere direttamente a contatto con il mondo del lavoro. Oltre a questo, così come per gli altri corsi di laurea dell'Università Mediterranea, è prevista la possibilità di svolgere parte degli esami di questo corso di laurea anche presso sedi straniere attraverso il progetto Erasmus. In totale il corso di laurea triennale prevede un numero di crediti pari a 180 per articolati in 20 esami esattamente e dà la possibilità a queste figure di poter gestire, come dicevo, in precedenza il patrimonio forestale e ambientale del nostro territorio.